Terni Hotel Garden, siamo in compagnia del professor Marco Ragusa, a capo della struttura semplice dipartimentale di chirurgia toracica dell'ospedale Santa Maria di Terni, in occasione del convegno L'alta specialità nel dipartimento cardiotoracovascolare a Terni. Salve professore. Buonasera. Parleremo Di che cosa parleremo oggi? di alte specialità a Terni, nell'ambito del Dipartimento Cardiotoracovascolare, che è una componente importante dell'azienda ospedaliera. Per quanto riguarda la struttura che io dirigo, questa è la chirurgia toracica. All'interno della chirurgia toracica noi eseguiamo diverse procedure che possono essere considerate di alta specialità. Prima fra tutte direi la esecuzione delle lobectomie toracoscopiche, che sono procedimenti resettivi polmonari che mettiamo in atto per la cura dei tumori del polmone e che dal 2018 riusciamo a condurre attraverso tecniche di chirurgia mini-invasiva, quindi applicando incisioni molto piccole sul torace del paziente, e con una videoassistenza attraverso telecamera che ci permette quindi di vedere all'interno del torace e quindi imporre al paziente un trauma chirurgico molto più limitato rispetto alle tecniche tradizionali, con un minor dolore postoperatorio, un recupero più rapido per quanto riguarda il ritorno a casa e alle attività lavorative e anche, in ultimo magari, ma non meno importante, un miglior risultato estetico. Ecco, sappiamo che per l'ospedale di Terni questo dipartimento rappresenta da quasi 16 anni, anche di più forse, un fiore all'occhiello per l'alto tenore di specializzazione dei professionisti che sono coinvolti e soprattutto per la multidisciplinarità delle specializzazioni coinvolte. Quanto è importante lavorare in team? È decisamente molto importante ed è una delle cifre della moderna attività medica. Siamo in un'epoca in cui non si può più pensare di essere autosufficienti ed è molto importante potersi appoggiare a colleghi che hanno professionalità da mettere a disposizione per mettere insieme esperienze e culture di discipline diverse, sempre nell'interesse della cura del paziente. Noi questo lo applichiamo anche ad altre procedure, diciamo, avanzate che noi portiamo avanti, per esempio nella diagnostica mediastinica, in cui lavoriamo in squadra con gli internisti, gli oncoematologi. Noi forniamo la parte diagnostica, bioptica di molte lesioni mediastiniche con metodiche che sono sicuramente super specialistiche, come la mediastinoscopia cervicale e le biopsie transbronchiali ecoguidate in corso di fibrobroncoscopia, che hanno come sigla EBUS e che noi pratichiamo come reparto specialistico, diciamo, autonomamente. Quindi già un buon bagaglio di esperienza per questo dipartimento, ma ancora tanta formazione e continua crescita. Quale obiettivo, verso quale obiettivo si sta dirigendo in questo momento il lavoro del dipartimento? Allora, ogni struttura ha propri obiettivi logicamente di sviluppo. Noi siamo peraltro una struttura anche di insegnamento, perché io sono un professore universitario, ho l'incarico dell'insegnamento di chirurgia toracica nel corso di laurea di medicina e chirurgia, appunto, che ha sede a Terni. Abbiamo quindi, oltre ai nostri compiti assistenziali, che logicamente cerchiamo di portare avanti nel miglior modo possibile, ecco, in prospettive di sviluppo che spesso sono anche tecnologiche, quindi anche basate sulla disponibilità di finanziamenti necessari per poter acquisire nuove strumentazioni, abbiamo anche il compito di formare gli studenti e quindi i giovani medici che si affacciano alla vita professionale. Questo è un altro compito molto importante che noi portiamo avanti nell'ambito delle nostre attività assistenziali e anche di ricerca. La formazione di giovani studenti e giovani medici è un altro dei, diciamo, sì, penso di poter dire dei fiori all'occhiello di questa struttura. Bene, grazie professore e buon lavoro. Grazie a voi, grazie a voi.